A Barcellona, in Spagna, via alle regate preliminari dell'America's Cup di vela, che nella città catalana avrà il suo culmine sia con la Louis Vuitton Cup che con l'America's Cup. Subito al via, nella prima giornata giovedì, il team italiano di Luna Rossa, guidato da Max Sirena. Nella prima regata contro New Zealand, entrambe finaliste della passata edizione, il team italiano ha dovuto subito arrendersi per un guasto elettrico della sua imbarcazione. Così, per i neozelandesi, due vittorie senza regatare con il team italiano. Il guasto poi riparato le ha consentito di vincere la successiva regata contro i francesi di Orient Express, che hanno vissuto nuovi momenti di tensione toccando ancora una volta l'acqua. A metà gara Luna Rossa è passata con 29 secondi di vantaggio, poi lo stesso si è accumulato al traguardo con 1 minuto e 30 sugli avversari. Attesa per la seconda giornata delle regate, che di qui decideranno chi parteciperà alla Louis Vuitton Cup. L'ultima giornata avrà luogo il 25 agosto.